Questa medaglia è dell'antica bottega artigianale di Sartore Candido Giuseppe Candido Zoccolaio, fondata nel 1905. Sì, questa è del mio papà ancora. E dopo in mega da artigianato continuo e mi da Venezia a me dopo per la continuazione dell'antichità. Era del 1875 mio nonno e dopo era sempre a lavorare con mio bisnonno e inferava cavalli. Dopo il 1902 ha detto che si è montata a testa perché giustava il caliere, giustava e non gli era pagato. E allora succede che si è messo a fare soccoli di qui da campagna. Dopo avanti, con il tempo, ha messo anche il figlio che era Sartore Giuseppe e dopo che è papà mio insomma e un altro zio che era Candido, così insomma è partito la storia. Mi sono entrato dopo tanti anni nel 1940, da loro avevo imparato e adesso lavoro senza guardare. Ah, se partì con qualcosa, se partì con la bicicletta e il carretto di dietro la bicicletta. E dal 39 ha tolto 1939, ha tolto il cavallo e se partì. Dal 39 che si è morto il cavallo e gli ha comprato un camioncino e era la vettura del patriarca di Venezia, la vettura, e gli ha tagliata e fatta camioncino e si è partito e do tre cassoni insieme al camioncino di cassoni con tutti i zoccoli dentro. C'è stato uno del comune, come si chiama il palio di Santa Maria di Sala, e mi ha chiamato che l'ha delle fotografie. E ora ho cominciato là a fare le dimostrazioni. Da là mi ha chiamato per tutti, come si dice, tutte le manifestazioni, feste agricolture, feste di fiori, feste. Che ho fatto i soffi a Tony Curtis. Facciamo il mercato a Piazzola sul Brenta e Tony Curtis che ha fatto un film e si è venuto fuori, che ha visto i soccoli e si li ha comprati.